Dico due parole per introdurre Andrea, che, diciamo, a cui do il benvenuto, è veramente un grande piacere. Sostanzialmente Andrea Guazzini è uno psicologo sociale del Forlilpsi, però ecco, psicologo sociale forse non cattura bene tutte le varie dimensioni contenute dentro Andrea, perché lui ha preso un dottorato in analisi non lineare e dinamiche complesse, qualcosa del genere. E fra l'altro fa parte del Centro Studi per le Dinamiche Complesse, a cui afferisce anche il Dipartimento di Economia. E quindi, diciamo, questo è il segnale di quanta interdisciplinarietà ci sia dentro di lui. Oggigiorno, spesso, insomma, si cerca di formare dei gruppi di ricerca che siano interdisciplinari, diciamo, e lui basta da solo, è già un'entità interdisciplinare. E quando, diciamo, parlando con lui, ho sentito raccontare del suo insegnamento, di come lo organizza, ho detto: devi venire per forza a tenere un intervento da noi per raccontarci la tua esperienza, soprattutto in questo periodo in cui, è in atto una riflessione su quali siano le modalità didattiche più efficaci. Per cui questa discussione è in corso e stiamo cercando di alimentarla in una serie di interventi. Questo è il secondo, spero ce ne siano molti altri. E credo di poter lasciare la parola a Andrea. Grazie di essere venuto. Anche io non so se serve questo oggetto, ma data la mascherina forse aiuta. Grazie Leonardo in realtà per l'invito e anche per la sfida, visto che giusto per integrare quello che hai detto molto lusinghiero, sì, io sono in grado completamente da solo di creare dei disastri, appunto non ho bisogno di un gruppo di ricerca per questo. Anzi, il gruppo di ricerca lo uso per tamponare i disastri che posso. In realtà sono uno psicologo cognitivo, non sono uno psicologo sociale in origine, ma la psicologia sociale nella sua forma della social cognition, diciamo che comprende anche, integra la psicologia cognitiva con i sistemi dinamici, quindi tipicamente si studiano gruppi, comunità che quindi rappresentano un sistema dinamico. Ma al di là di questo, appunto lavoro da tanto tempo con i fisici, gli ingegneri informatici prevalentemente, ma anche con matematici, economisti, medici, e sì, l'interdisciplinarietà è certamente fondamentale. Detto questo, c'è un po' di interdisciplinarietà anche nel mio tentativo di oggi. Leonardo mi ha stimolato nel cercare di fare qualcosa di breve, in modo tale da poter avere un confronto successivamente, non troppo teoretico, nel senso negativo, quindi senza arrampicarsi in riferimenti bibliografici o esegesi spericolate sul perché e il per come, ma ovviamente ho cercato anche di dare degli ancoraggi. E lo ringrazio perché l'Ateneo, se si registra, insomma, vorrei che questo passasse. L'Ateneo non ha considerato che dentro un edificio c'è un tizio, il sottoscritto, che insegna, o almeno prova, psicologia degli ambienti virtuali. E la DAD, così come l'hanno chiamata, questo acronimo, poi bisognerebbe spiegare non certo al nostro Ateneo, forse alla nostra nazione, mi dà l'idea al nostro mondo, che didattica digitale non vuol dire proiettare la faccia del docente che parla. Però ecco, questa è una critica facile da fare, ex post, ma in generale, insomma, un po' di delusione circa il fatto che esistevano degli esperti, sicuramente anche più di me, nella nostra nazione, che questi non siano stati interpellati. Ma si sia partiti con l'idea scellerata di proiettare le belle facce grasse dei docenti, quando andava bene in tempo reale, quando andava male pure registrate, e di chiamarla didattica digitale. Quindi, cercando di farvi vedere umilmente la soluzione che 2 anni fa prevalentemente ho implementato in maniera più completa, quando le ore ancora erano di 60 minuti, perché adesso, come sapete, le ore sono di 40 minuti. E quindi tutto è diventato un po' più difficile. 2 anni fa, da casa, come tutti eravamo sostanzialmente, ho provato a impostare un corso in maniera un po' diversa. Devo dire che personalmente ho avuto dei riscontri estremamente positivi. I risultati dei ragazzi e delle ragazze all'esame sono cresciuti in maniera statisticamente significativa. Poi cercherò di fare un report
anche per il nostro Ateneo. La partecipazione si è moltiplicata di diversi ordini di grandezza e quindi penso almeno di 10 alla terza, così a occhio e croce. Si passa da 0, 1 a 3 o 400 domande durante il corso. Dico 3 ordini di grandezza perché le interrompevo io non avendo tempo di rispondere a tutti, forse sarebbero arrivate a qualche migliaio. Ora alla triennale è un corso di 270 studenti, quindi non è troppo difficile, con 3 domande a testa si arriva a un migliaio. Però ecco, con un segreto tristissimo, o meglio, ovvio e noto a chi si occupa di psicologia degli ambienti virtuali, che cercherò di spiegarvi. Si può fare, però premetto, solo meglio di come ho fatto io, ok? Impegnandosi un attimo. Quindi questa non è la soluzione finale, è proprio la soluzione che ho cercato di adottare. Però prima partiamo da qualche banalità sugli ambienti virtuali. Gli ambienti virtuali non sono mezzi di comunicazione. Qui bisognerebbe tirare dentro il concetto di setting psicologico e di come un setting ci influenza. Faccio solo un breve esempio. In farmacia non urliamo, allo stadio urliamo. Siamo le stesse persone. Però ci sono degli oggetti che si chiamano social scripts o behavioral scripts che vengono attivati automaticamente a seconda del setting in cui ci troviamo. Non ci pensiamo a come dobbiamo comportarci in chiesa, in farmacia o allo stadio, questo diciamo si ci viene da sé. Ecco, l'online è una farmacia, è una chiesa, è uno stadio, non è un mezzo di comunicazione, esistiamo in una maniera diversa. In ambiente virtuale si parla di appunto ambienti simulati o reali, in cui si esperisce la telepresenza. Telepresenza è un costrutto psicologico, è modellizzato, è misurabile molto male al momento, ci sono strumenti assolutamente poco efficaci, ma in qualche modo riusciamo con questa dimensione a valutare la immersività di un ambiente. Questa immersività, c'è una letteratura estremamente ampia che mostra come sia associata a tutta una serie di fenomeni di interesse. Tra l'altro hanno fatto anche delle fMRI per dimostrare che il cervello non si attiva nello stesso modo quando si è in condizioni di maggiore o minore presenza, ma anche telepresenza. Ora, questa è pure una dimensione psicopatologica. Si può avere quella che si chiama derealizzazione, quella sensazione in cui l'ambiente appare ovattato, i suoni, non so, può essere un abbassamento di pressione o una malattia gravissima all'encefalo, ma in generale è un sintomo molto noto. Bene, l'ambiente virtuale è qualcosa che si vede anche in un fMRI, il set, l'immersività dell'ambiente. Inoltre, qui si potrebbe parlare un'ora, ma sicuramente con qualcuno molto più bravo di me, questo tizio, Janov Bullman, nel 97 fa questa riflessione che poi dimostra. Il senso di presenza o il senso di immersività è del tutto fondamentale per passare, cito, dal meaning as comprehensibility al meaning as significance. Ora, indipendentemente dal comprendere davvero la portata di questa affermazione, per chiunque faccia pedagogia appare abbastanza importante, no? Da una parte c'è il comprendere qualcosa, dall'altra c'è attribuirgli un significato, eventualmente terzo rispetto a quello di superficie. È chiaro che qualcuno potrebbe dire, sì, ma questo è l'effetto del contesto. In parte sì, certamente. Un'informazione decontestualizzata è meno comprensibile di un'informazione contestualizzata, per questo si fanno gli esempi. Ma c'è anche una dimensione intrinseca a come viene trasferita l'informazione, non solo oggettivabile. E quindi questa ve la lascio così, perché veramente entrare nei meccanismi cognitivi che sottostanno a questo shift potrebbe essere complesso, però se mi credete con un piccolo atto di fede, la telepresenza interviene in questo meccanismo. Ci sono tanti effetti psicologici degli ambienti virtuali, e io ho isolato qui, e sarò velocissimissimo nel descriverli, i 7 più importanti. Cercherò di descriverli con una battuta e in maniera un po' folk, ovviamente sperando che poi, se vi interessano, con le domande successive si possa approfondire. La più importante cosa che succede online è questa, si chiama deindividuazione. È un costrutto che per gli psicologi è noto, ha avuto una vita abbastanza lunga, negli anni 70 venne definito da un tizio che si chiama Zimbardo per spiegare perché
i soggetti in gruppo adottano o adottavano, sembravano adottare comportamenti violenti, ma in generale sembravano imitare di più gli altri del proprio gruppo, l'effetto branco, l'effetto pecoroni, no? In realtà si è scoperto che questo non è assolutamente banalmente modellizzabile, avviene in realtà mediato da una variabile importante che si chiama salienza dell'identità sociale, cioè se sei in un gruppo di cui ti frega qualcosa, tendi a uniformarti alle sue norme, se sei in un gruppo di cui non ti frega niente, o peggio, è un gruppo di persone che odi, non lo fai, per esempio, no? Però tra dire queste amenità e portarle in laboratorio e dimostrarle, ovviamente c'è sempre una discreta differenza. Oggi sappiamo che questo è il fenomeno più importante che avviene online. Credo di non averci messo altre slide, perfetto, quindi ve lo spiego in tre parole tre. Se online si è anonimi, non identificabili e isolati fisicamente, abbiamo una serie di tendenze del tutto umane, diciamo così, semplifico, che automaticamente scattano. L'anonimato ci dà un ridotto social punishment potential, possiamo dire, fare cose per cui non siamo in qualche modo punibili dal gruppo. Questo di per sé ha un effetto di disinibizione apparente. La non identificabilità, che è diversa dall'anonimato, io posso essere Puffetto 76, sono anonimo ma sono identificabile, nel senso mando tre messaggi e qualcuno può dire Puffetto 76 sei un idiota, okay? Oppure può dire Puffetto 76 grazie dell'aiuto che mi hai dato, se hai bisogno scrivimi. Ecco, la identificabilità interviene con una norma sociale fondamentale che si chiama norma della reciprocità diretta, e quindi so che se sono non identificabile non posso far del bene agli altri e aspettarmi poi di essere premiato per questo. Ma l'aspetto più importante di tutti è l'isolamento fisico. Quando siamo isolati fisicamente avviene una cosa chiamata local increased self-awareness, quindi incremento locale dell'autoconsapevolezza, perché il nostro sistema cognitivo è un oggetto un po' strano, è abituato a analizzare un tot di giga di informazione al secondo e non ne vuole analizzare meno. Che succede? Che se gliene arrivano meno, lui dà più importanza alle poche residue. E tra le poche residue c'è ovviamente sempre la autoconsapevolezza, quindi la vostra identità diventa più grossa, più enorme intorno a voi, più opprimente, più presente. Questa sarà la base della real self-disclosure che vedremo dopo. Ora però che cosa succede con queste tre condizioni? Gli esseri umani diventano più violenti, più scortesi, c'è quello che si dice, no, l'effetto leone da tastiera? No, in maggioranza in realtà avviene l'opposto, avviene che gli esseri umani diventano più conformisti, più buoni, più tolleranti verso gli altri e più interessati alle regole che dominano il gruppo. In realtà inconsciamente internalizzano maggiormente le norme locali. Ora, a un didatta, a un pedagogista, gli interessa che i propri studenti internalizzino le informazioni. Quindi sappiamo che la conoscenza non si trasferisce, non è come il Covid, non basta stare nella stessa stanza e essere esposti alla saliva, ma si possono mettere i discenti nella migliore condizione per sviluppare una conoscenza, ma le spiegazioni lasciano il tempo che trovano, non equivale a inserire qualcosa nella testa degli studenti. Quindi questo fatto, questa tendenza a internalizzare maggiormente, più velocemente e automaticamente le norme locali si traduce proprio nell'avere una maggiore suscettibilità all'informazione, se questa è percepita come rilevante per il gruppo. Ora, che succede con questi tre oggetti, quindi? In realtà succede la seguente cosa. Se io mi trovo isolato, non identificabile e anonimo, e la salienza dell'identità sociale che percepisco con il gruppo con cui sto interagendo è negativa, cioè mi stanno sulle scatole, li odio, non sono come me, sono diversi, sono quelli che tifano Inter mentre io sono milanista, sono quelli che pensano che l'acqua non bagni mentre io penso che l'acqua bagni, allora divento un leone da tastiera, si chiama toxic disinhibition effect. Da dove deriva? Dal fatto che non sono punibile, dal fatto che il mio io è ipertrofico e viene fuori quello che a me piacerebbe chiamare il fenomeno del marchese del grillo, no? Io so io e il resto lo sapete.
Però questa è più raro dell'opposto, cioè dell'iperconformismo, chiamiamolo così, non in accezione negativa. Perché se la mia salienza dell'identità sociale è positiva, ma anche se la salienza dell'identità sociale è totalmente neutra, cioè interagisco con un gruppo di sconosciuti, la ridotta identificabilità, l'anonimato e l'isolamento fisico, ma soprattutto la ridotta identificabilità, getta il sistema cognitivo nel panico, cioè gli dice: tu non sei in grado di prevedere cosa faranno questi altri tizi o tizie con cui stai interagendo. A, non li vedi, non sai chi sono. B, non sai quali sono i valori loro. C, non sai quanto ti considerano meno un membro del gruppo o degno di essere un membro del gruppo. Quindi per ridurre l'incertezza, questa cosa è spiegata da una teoria che si chiama appunto con creatività Reduction of Uncertainty Hypothesis, ipotesi della riduzione dell'incertezza, la tendenza inconscia degli esseri umani, sono un cognitivista, mi piacerebbe sempre tradurre inconscio con automatico, quindi quando dico inconscio vuol dire automatico, in modo tale Freud e Jung stanno sereni dove sono, automaticamente il soggetto fa due cose, inizia a sedurre gli altri del gruppo in due modi. Da una parte, parlando dei suoi fatti più intimi e personali, senza accorgersene. La seconda strategia è quella di internalizzare maggiormente le norme locali del gruppo, per apparire agli altri come un membro prototipico e quindi ridurre la probabilità di essere ostracizzato, ma anche prevedere meglio il loro comportamento, nel caso specifico più indulgente, visto perché che si rappresentano le norme che si riesce a sapere dal gruppo. Ora, com'è che la real self-disclosure, che vedremo dopo, aumenta la predicibilità? È un pochino più complesso, ma vale la pena spiegarlo, il resto andrò molto più veloce. Se io so che tu sai chi sono, e se io ho un'adeguata certezza che tu appartieni alla mia stessa cultura, allora diciamo che la mia possibilità di interpolare il tuo comportamento probabile deriva da un meccanismo mirror, quindi io mi metto nei tuoi panni, io reagirei in un certo modo se sapessi il mio interlocutore ha certe caratteristiche, suppongo, guesso, che il mio interlocutore faccia lo stesso, quindi in qualche modo dare informazioni di se stessi agli altri, buon Giorgio Gronchi che qui assente potrebbe confermare, è un classico trucchetto da mentalisti. Quindi se io ti dico chi sono, riduco l'incertezza sui comportamenti che potrai adottare, rendo il futuro più prevedibile. E con questo ho finito. Ho passato gli ultimi 10 anni a capire queste cose, l'ho provato anche a portare in laboratorio, ho tonnellate di dati, forse Leonardo li potrà salvare con qualche magia, perché non riesco a pubblicarli, perché tirare fuori questi effetti è dannatamente difficile e devo dire che 2 esperimenti su 3 così a occhio e croce dei primissimi che ho condotto mi hanno portato a più domande di quante non ne abbiano risolte. Però diciamo c'è un'ampissima letteratura che si è messa insieme, giustifica quello che vi ho detto, quindi non deriva dai nostri esperimenti. Quindi, l'individuazione, se la salienza... se la salienza è neutrale, diventa positiva. Proprio perché farla rimanere neutrale non mi dà predicibilità del futuro. È tipicamente ciò che gli esseri umani vogliono. Detto questo, il consiglio con cui cerco di strappare una risata a lezione è sempre: quando un vostro amico viene a farvi una confidenza intima, diffidate, perché voi state maturando un debito e secondo, vi sta intrappolando in una serie di comportamenti che sarete incentivati ad adottare rispetto agli altri. Più velocemente, in ambiente virtuale si fa maggiore real self-disclosure rispetto all'ambiente reale e non se ne è consapevoli. Il perché ve l'ho già spiegato, quindi è per dare sostanzialmente maggiore predicibilità al mondo. Cosa vuol dire real self-disclosure? In psicologia c'è una distinzione ormai classica fra actual self e real self, è stata fatta nel 1902 da un tizio chiamato Coley, e l'actual self è ciò che sappiamo di noi, ma sappiamo essere socialmente accettabile. Il real self è ciò che sappiamo di noi, ma sappiamo anche non essere socialmente accettabile. Del tipo, faccio le puzzette a letto e poi sventolo. No? Una cosa che nessun docente direbbe mai a un microfono, però voi ridete. Perché è real self? Perché è una cosa che non si dice.
oppure quando non mi vedono mi tolgo le caccoline dal naso con il dito. No? È anche interessante vedere come il sorriso, che è una forma di aggressività repressa, no? Ci difende dall'imbarazzo, perché siete empatici. Se foste autistici rimarreste completamente, come dire, non responsive. Quindi online facciamo più real self-disclosure, ma questo è il dato vero interessante, non ne sono consapevoli i soggetti. Se li intervistate in due condizioni di individuazione differenti, loro non hanno, McKenna e Barg 2002, giusto per il riferimento, loro non hanno, anche Johnson e Payne 2007, ma in realtà questo è il manuale che riporta l'esperimento di McKenna e Barg, non hanno consapevolezza circa l'averlo fatto. Phantom emotions, emozioni fantasma, un po' richiamando l'arto fantasma. Online abbiamo una talvolta iperattivazione emotiva e le dinamiche emotive, prendiamo ad esempio le relazioni romantiche in ambiente virtuale, sui siti di dating e cose del genere, ammettiamo quelli seri, non quelli che si cercano per una notte e via, chi va per magari cercare una relazione più duratura, sono molto più veloci nella loro evoluzione rispetto a quelli offline. Il motivo è sempre da ricondurre alla reduction of uncertainty hypothesis. Ho meno informazione, quella che ho residua diventa più importante, più pesante, più impattante, ma soprattutto, e qui c'è bisogno del secondo atto di fede, quello che avviene è la tendenza alla chiusura gestaltica dell'esperienza, la gestalt è questo movimento tedesco dell'inizio del Novecento, che studia soprattutto la percezione. Non so se avete mai visto quelle illusioni ottiche in cui le macchie macchie nere su uno sfondo bianco sembrano un dalmata, oppure il vaso che diventa vistabilmente la faccia della donna, oppure il triangolo di Caniza, tre semitriangolini piccolini che però, se proiettati, fanno vedere all'osservante il triangolo bianco che emerge dal centro. Ecco, quella roba lì non esiste solo a livello percettivo, esiste anche a livello cognitivo, e soprattutto, e quindi quando ho poca informazione, sono su un sito di dating, ho poca informazione e ho delle aspettative, ho delle speranze, ho, il mio sistema chiude la forma facendo fra l'altro un guessing ottimistico, ma in qualche modo cerca di individuare qual è il prototipo dell'esperienza che sto vivendo, e quindi ho delle emozioni che non sono molto spesso, non sono, direi, coerenti, date le informazioni che realmente ho analizzato. Quindi si chiamano fantasma perché, pure in assenza degli ingredienti che normalmente le eliciterebbero, queste partono. Anche questa è qualcosa che dobbiamo sfruttare in un ambiente virtuale, più difficile da sapere come. Qui andiamo molto più velocemente, per esempio le euristiche reputazionali, ma per degli psicologi che hanno studiato psicologia sociale è un po' più chiaro l'impatto, qui sembra solo che sia una questione di reputazione, però pensiamo a quanto spesso pesiamo le informazioni sulla base della sorgente dell'informazione, no? Quindi l'impatto di questo peso non è quasi mai razionale, è automatico. In ambiente virtuale è molto veloce il processo con cui si può acquisire credibilità o non credibilità dopo poca interazione, ma è molto lenta, molto lento il ritorno al livello di base. E quindi possiamo parlare, qui abbiamo pubblicato un articolo un po' d'anni fa parlando di inerzia della reputazione online. Quindi è molto facile acquisirla, ma se poi si fanno le peggio cose si potrebbe non ritornare a un livello di base. Collective intelligence, gli esseri umani non sono razionali, e qui potrebbe Leonardo iniziare a parlare per ore, no? Attraverso la teoria dei giochi soprattutto spesso si dimostra come le strategie umane divergano dall'ottimo paretiano o altri. Noi abbiamo fatto lo stesso esperimento e abbiamo trovato lo stesso risultato. Online, cioè se io tolgo tutte le informazioni di contesto ancora di più, ma anche se non le tolgo, si trova quella che Rand, ma non lui per primo, intendiamoci, lo voglio sottolineare, lui per ultimo ha chiamato social heuristic,
Cioè, se gli esseri umani percepiscono anche a torto un compito come complesso, tendono maggiormente ad affidarsi al gruppo, piuttosto che provare a risolvere da sole questo. E online questo avviene ancora di più. Quindi la strategia, in questo caso era la cooperazione, la variabile dipendente, la cooperazione in un compito, tanto più il compito è percepito come difficile, tanto più gli esseri umani si affidano al gruppo. Siamo in un ambiente virtuale, siamo in una lezione che comprende una comunità, facciamola percepire questa comunità ai discenti, e i compiti facciamoli percepire come difficili. Bubble effect, qui è un pochino più arcano capire come lo possiamo utilizzare. Bubble effect è quel fenomeno che dipende tipicamente dai motori di ricerca, che profilandoci poi tendono a darci soluzioni in linea con il passato. Esperienza. In realtà Google è un motore di ricerca magnifico proprio perché investe milioni di dollari ogni anno in un gruppo di ricerca che cerca di evitare il bubble effect. Non so se sapete, ma l'anno scorso l'algoritmo di ricerca di Google è cambiato tipo 5.000 volte, quindi molte volte al giorno viene aggiornato, e c'è un team guidato da gente, ovviamente, per darsi un tono, Harvard, MIT, Stanford, Caltech, per capirsi, che lavora H24, forse no, H8, no? Però su questo problema. Però c'è anche l'echo chamber effect, che invece è d'origine antropica, cioè noi cerchiamo, si chiama confirmation bias, cerchiamo sempre di confermare le nostre ipotesi iniziali, non accorgendocene. E chiaramente se l'echo chamber è quel fenomeno che ci porta a parlare più spesso con chi la pensa come noi, a ritrovarsi intrappolati nella mia cerchia di amici su Facebook, cioè, è un eco costante, ormai ho eliminato, sono anziano, tutti quelli che mi stavano antipatici perché non la pensavano come me, e quindi siamo rimasti solo persone che hanno bispensiero. Quindi. Però essere intrappolati in queste bolle non è solo un male. Talvolta, come dire, studiare meccanica quantistica in un corso di fisici che studiano meccanica quantistica è molto meglio studiare meccanica quantistica in un corso di psicologia che studiano meccanica quantistica. Cioè, non so se mi spiego, no? Forse l'eco può rinforzare, aiutare. Quindi, in qualche modo, si può usare anche questo. Dopodiché, gli ambienti virtuali permettono di derealizzare, dissociare attraverso stimolazioni sensoriali. Non siamo ancora arrivati a questo potenziale, ma quando capiremo che le lezioni possono essere anche in realtà virtuale o in realtà aumentata. Quindi siamo tutti nella stessa aula, ma ognuno indossa un visore e la funzione compare 3D nel centro, la ruotiamo, facciamo vedere gli esperimenti, facciamo immergere i soggetti dell'esperimento. Questo ha una serie di vantaggi. Non mi soffermo, qui avete delle immagini che fanno vedere come malati di demenza di tipo Alzheimer possano essere supportati in termini del loro benessere, del loro livello di aggressività tipicamente, attraverso l'esposizione ad ambienti dissocianti. Ora, questo è un esempio per ovviamente un corso universitario, direi che il potenziale è forse anche superiore. Ovviamente non c'è da buttare via, secondo me, il bambino con l'acqua sporca, perché essere a casa propria, essere nella propria camera a seguire una lezione può avere un potenziale straordinariamente positivo. Su questo, non mi ricordo se ci ho lasciato, ecco sì, su questo due psicologi molto importanti, Bowlby e Kelly, assolutamente molto prima che internet venisse concepito, non solo realizzato, tirano fuori due teorie, quella della base sicura e quella del come se, che testimoniano come all'interno del proprio ambiente naturale ci siano dei vantaggi non banali nell'esporre un soggetto a un'esperienza che può essere, no, di alterità. Non vado avanti, anche perché è molto complesso spiegare il perché, ma il cosa succede è abbastanza semplice: si è più a proprio agio, si sente più protetti. È chiaro che la lezione forse dovrebbe essere costruita in modo tale che questa cosa possa essere amplificata anziché ridotta. Chiedere di accendere la telecamera online al docente fa piacere vedere le facce dei discenti.
ma non è così tanto utile a parte del discente. Se poi il discente sta attento o non sta attento, quella è una dinamica diversa, che forse non ha gran senso ottenerla inchiodando il discente. Però non è questo il dettaglio. Il dettaglio è, se stanno nella loro cameretta, c'è un vantaggio, dobbiamo saper sfruttare. Gli ambienti virtuali permettono di gradare l'esperienza. Quindi ovviamente queste sono le cose banali. Cose banali, gradiamo l'esperienza. Bandura aveva già dimostrato e è ampiamente utilizzato come la realtà virtuale permetta di incrementare in maniera estremamente efficace il senso di autoefficacia, scusate la ripetizione. Non a caso che molti training vengono fatti in ambiente virtuale, ma non solo perché magari è pericoloso esporsi alla simulazione o perché questa settimana ho avuto una riunione con il direttore del centro di simulazione del Meyer e mi diceva che gli studenti sono troppi, non possono fargli palpare a tutti, povero ventre, il bambino di turno, perché loro sono 500 e quello è uno, alla fine. E che quindi gli interessa molto il lavoro del nostro laboratorio, non solo per avere un collega, Federico Carpi, ha realizzato un attuatore aptico con un Arduino che si può connettere al computer e rende sostanzialmente il senso del tatto. E quindi l'ha già realizzato un simulatore in cui c'è un fegato o un manichino e si può fondamentalmente avere la percezione di diversi casi, ma anche quello interessato, ciò per cui ci hanno interpellato è stato il fatto che abbiamo realizzato da poco un'intelligenza artificiale che attraverso l'eye tracking in ambiente virtuale valuta il livello di attenzione sostenuta, focalizzata, il carico cognitivo, la fatica. Tutto ciò che vorremmo Webex ci desse, ma Webex ci dice chi sta attento solo considerando se la finestra attiva del browser è quella giusta o meno. Quindi diciamo, ecco, però diciamo che ci sono già prove per cui gli ambienti virtuali incrementano l'autoefficacia dei soggetti tanto quanto gli ambienti reali. E poi altre cose per finire, super banali, per finire questa introduzione. Gli stimoli possono essere anche più immersivi in ambiente virtuale e soprattutto questioni etiche e legali possono essere in qualche modo affrontate, diciamo così, in ambiente virtuale. Ma insomma, queste sono stupide cose. In generale, quindi, si assume che così come avviene nei gruppi esperienziali, la simulazione della realtà e la possibilità di riesperirla on demand è qualcosa che facilita il cambiamento e soprattutto genera nuovi modelli interni di conoscenza, che in ultima istanza è ciò che auspica un corso. Andiamo a vedere velocemente come quindi ho strutturato il corso, non solo basandomi su questa teoria, ma anche su teorie più classiche della psicologia cognitiva. Innanzitutto ho preso in considerazione i descrittori di Dublino, che sono ciò che ognuno di noi all'interno del programma del corso deve specificare in termini di modalità d'erogazione, di verifica e come si passa da knowledge a expertise ed expertise a awareness. Poi ho cercato di curare l'ergonomia delle letture, delle lezioni, scusate. Ho introdotto delle ghost lecture e ho gamificato o ludicizzato il corso per quanto è stato possibile. Innanzitutto, vabbè, gli indicatori di Dublino li conoscete tutti, dalla conoscenza si deve passare attraverso l'applicazione della conoscenza all'expertise, questa può essere migliorata anche dalla possibilità di esprimere giudizi in generale, di elaborare l'informazione. Dopodiché si deve essere in grado di comunicare la conoscenza, altro esercizio interessante per passare all'expertise, dopodiché si deve ovviamente apprendere come portare fuori dal dominio in cui l'abbiamo appresa quella conoscenza e farla diventare quindi awareness, la capacità di applicarla a un contesto diverso. Per raggiungere questo ho sostanzialmente diviso la lezione in 4 moduli, ognuno diviso in 4 parti, in realtà 5, con una parte di lezione frontale, una parte di discussione interattiva, una parte di gamificazione del corso e una parte, ora l'ordine è sbagliato, prima c'è la parte di FAQ and best practices, quindi la riattivazione degli studenti attraverso domande e esempi,
e poi una parte di gamificazione. La verifica, quando non c'era la pandemia, era basata su un test scritto che faceva accedere a un test all'orale e poi si potevano avere dei bonus con un'attività sperimentale, e quest'anno il nostro gioco si intitolava Coppa Alfred Bandura, Bandura quello della self-efficacy di prima, che purtroppo è mancato l'anno scorso, e noi abbiamo dedicato il nostro gioco di quest'anno. Allora, fase 1, come si fanno queste lezioni, come le ho fatte io? Ergonomia delle lecture. Innanzitutto si parte dal punto di vista del carico cognitivo. Quindi la psicologia cognitiva ci dice che i nostri cervellini stanno attenti 10-15 minuti al massimo, quindi a voi vi ho già perso, siamo già oltre 15 minuti. E questo vale per tutti. Quindi non si dovrebbe fare parti frontali, dare informazioni per più di 10 minuti. Soluzione? Accorciare le lecture a 10 minuti, non è una cosa troppo brillante. Quindi 2 ore, ora in realtà penso di aver fatto il brillante averle divise a 40 minuti, forse no, però in generale 40 minuti totali in 2 ore, 10 minuti primo modulo, 10 minuti secondo modulo, 10 minuti terzo modulo, 10 minuti quarto modulo. Dopo, cosa dico? Ah, qui, giusto, questa l'ho fatta nuova, infatti me l'ero scordata. Poche regole per fare, questo è lo sforzo per Leonardo, cercare di spiegare anche. Quindi 10-15 slide al massimo, secondo me, un po' come fosse una conferenza, ma vuote, possibilmente vuote. Massimo 400 caratteri, spazi inclusi in una slide. Sappiamo che nelle conferenze le parole non ci dovrebbero andare mai, ma nelle lezioni aiutano talvolta. Però c'è sempre la logica, se leggete non mi ascoltate, se mi ascoltate non leggete. Quindi meno parole ci sono, meglio è. Se uno riuscisse a fare lezioni senza parole sarebbe il maestro assoluto. L'organizzazione, mantenere la stessa grafica e la stessa struttura della slide, ovviamente. Questo aumenta la facilità di non perdersi nelle slide. Se possibile, mettere figure, non perché si deve fare entertainment, ma perché il nostro cervello, mentre non riesce ad ascoltare e a leggere contemporaneamente, riesce facilmente ad ascoltare e guardare le figure. E soprattutto le figure ci permettono un ancoraggio mnemonico maggiore. Ah, quella definizione lì era quella in quella slide dove c'era quella figura lì. Sono le più triviali mnemotecniche per cui potrebbero spillarvi dei soldi, ma sono veramente banali. Associate una definizione a un'immagine, ve la ricorderete meglio. Definizioni. Cerchiamo di evidenziare, ora si vede malissimo, in questa slide centrale c'è una definizione che va ricordata come tale. Trovate un modo grafico per metterla in evidenza e che sia sempre lo stesso. Sembra una cavolata, ma aumenta il recall, l'efficienza del recall successivamente. Ovviamente, quando possibile, sempre schematizzare tabelle o figure. Gli schemi, a loro volta, aiutano il recall e la fissazione mnemonica. Ergonomia delle letture. Molto spesso, lo dicevamo anche con Leonardo, anche nella nostra esperienza, durante una lezione ci vengono in mente delle domande che però poi, aspettando la fine della lezione, o uno si è scordato o magari ha preso un appunto ma è incontestuale. Quindi noi abbiamo creato un canale parallelamente alla lecture. C'è tipicamente un altro membro del mio laboratorio che sta su un canale o WhatsApp, pessima idea, oppure la chattina di Webex, ancora peggio. La cosa migliore è usare un sistema anonimo dove chiunque possa fare una domanda, Mentimeter è un esempio, ma non abbia il nome e cognome. Il perché lo sapete ora, lo dobbiamo deindividuare. Se ti faccio mettere il tuo nome e cognome non ti deindividui. Quindi non è solo una questione di disinibizione, e ricordo che sono passato da 4 domande ogni lezione a 400. Però ecco, parallelamente c'è un canale Ghost. Che succede? Ognuno poteva scrivere una domanda mentre c'erano i 10 minuti, il mio assistente le metteva insieme, le contava e alla fine si cercava di rispondere a quelle più frequenti, quantomeno. A quelle che erano state date più frequentemente. Alle altre rispondeva lui
in modalità ghost. Quindi mentre io rispondevo al microfono e registravo, fra l'altro i ragazzi e le ragazze hanno sempre voluto fin dall'inizio che si registrassero di più i question time che non le slide. Quindi 10 minuti successivi, ora vi farò vedere, alla lezione. E però non a tutte le domande si possono fisicamente dare risposte in quei 10 minuti, alle altre dava risposta il mio assistente e la metteva nella stessa chat. Quindi potevano essere tutte disponibili. E fra l'altro salvavamo il Q&A e lo mettevamo su Moodle insieme alle slide, insieme alla registrazione, tutte le domande, anche il file con tutte le risposte non date a voce. E quindi ho spiegato quello che c'è scritto qui sotto. Seconda fase, dopo questi primi 10 minuti, che si faceva? Si facevano 2 minuti sostanzialmente per fare quello che si chiama reset attentivo. Quindi sostanzialmente si chiedeva di dare una risposta a una domanda prototipica o di compiere un'azione, ovviamente in linea con il corso. Quindi si invitava tutti i partecipanti a essere in qualche modo proattivi. Ora qua non è veramente rilevante cosa gli si fa fare, ma proprio niente. Può essere grattatevi la testa così come cercate di rispondere a questa domanda. E si invitano a farlo, ma anche senza monitorizzazione. Faccio un esempio di cosa potete fare. Sì, prego. Perché non sappiamo cosa fanno durante la pausa. Noi vogliamo forzargli qualcosa di preciso. Quindi vogliamo che in quella pausa, ora voglio, non voglio essere troppo criptico, però il nostro lobo frontale, okay, la corteccia dorsolaterale del lobo frontale, quando ascoltiamo è spenta, dobbiamo riaccenderla. Come facciamo a riaccenderla? Lei è un hub che determina, che gestisce la nostra motricità e la nostra, eventualmente la nostra elaborazione. Quindi come si fa a fare 2 minuti veloci di elaborazione? Devo chiederti di fare qualcosa, quindi smetti di ascoltare, riaccenditi sostanzialmente, fai qualcosa. Per avere il controllo e tutti lo facessero, per esempio potreste chiedere di fare una palla di parole. Quindi ditemi le prime 3 parole che vengono in mente dopo questi 10 minuti. Oppure ditemi secondo voi qual è, per esempio, se nella mezz'ora successiva andrete a dare un approfondimento su un tema, può essere molto interessante chiedergli un guessing. Quindi non avete ancora visto questo, ma secondo voi che succede se questo gioco singolo lo faccio ripetuto? E magari raccogliete, però deve essere poco tempo, perché non ne avete, non perché non sarebbe bene averne di più, e l'ideale sarebbe che ognuno avesse un feedback rispetto a ciò che fa. La palla di parole è un esempio, no? Quindi ditemi le prime 3 cose che rispondono a questa domanda. E gli proiettate la palla di parole, che si crea e cresce in diretta. Mentimeter vi permette di fare questo, però non sono pagato da Mentimeter, e quindi, fra l'altro, se ne trovate qualcuno che meno tirchio non vi fa fare solo 3 slide adesso, ma WCLAP non funziona bene perché non permette l'anonimato, quello è il suo grosso limite. Poi è un po' più legnoso di Mentimeter, devo dire, però in generale il problema rimane sempre che l'anonimato, la non identificabilità è fondamentale. Quindi palla di parole. Questo ovviamente aumenta la partecipazione, aumenta la telepresenza e dà anche, se ben usato, un potenziale di riflessione, di brainstorming, perché chiaramente vedere che la propria risposta non è maggioritaria o lo è, chiaramente ha delle conseguenze. Dopodiché, 10 minuti di elaborazione cognitiva. Dobbiamo farli essere attivi e portarli a elaborare quanto appena spiegato, e questo si fa con la risposta alle domande e con le domande ulteriori, perché in questa fase, sempre su Mentimeter, tutti possono fare altre domande rispetto a quelle che hanno fatto nei 10 minuti precedenti, e lì è importante che le vedano apparire sullo schermo, perché questo dà telepresenza, e è importante come elaborazione cognitiva, e soprattutto elimina questo oggetto qua, il Sacher Effect, ovvero l'effetto dello sfigato. Questa è una slide che ho preso dal corso della triennale, quindi pari pari.
Quindi è la tendenza degli esseri umani a sedersi nelle ultime file, perché? Perché quelli che sono davanti sono riccaculo, questo è fondamentalmente. E B, a non alzare la mano e fare la domanda, perché ti alza la mano e sei un leccaculo. Quindi, Leonardo, sei in prima fila, non puoi fare domande. Ecco. Quindi, in generale, quindi lo sappiamo, perché molto probabilmente siamo stati studenti anche noi più anziani, e anche noi non ci sognavamo di fare domande quando l'aula era piena, ma mai, voglio dire. Ecco, io l'ho scoperto solo anni dopo perché non lo facevo, ma questo non cambia. Non cambia, quindi è inutile. Io ho visto a volte dei docenti con molta simpatia che facevano queste filippiche del tipo: ma siete grandi, siete adulti, dovete immaginarvi che è importante l'interazione, perché VKP e WWF, no, è un meccanismo sottocorticale, quindi è molto difficile produrlo, mentre si rendono anonimi e tutto avviene da sé. Chiaro, quello che sta giocando a World of Warcraft è il momento in cui deve entrare a Molten Core e sono in 40, insomma, vi parla uno che ha una certa esperienza e non può abbandonare in quel momento Molten Core per seguirvi. Ma fatevene una ragione, lui ha di meglio da fare. Ma gli altri, quelli che saranno, come dire, inibiti dal Sucker Effect, non lo percepiranno e le domande da 5 diventano 400. Questo è un esempio vero, preso da una lezione. Ora, la cosa interessante è anche un'altra. Qui c'è, per i fuorisede è possibile fare il preappello a distanza? Tipicamente, ecco, queste sono alcune delle domande che qui molto adese al 10 minuti precedenti. Però vedete quella sotto: ma tutte le evidenze e i risultati sperimentali vanno saputi per l'esame? Anche questa è una stronzata. Qual è la differenza tra conflitto intraruolo e conflitto interruolo? Cioè, l'avevo spiegato con una slide, conflitto interruolo, questa differenza. Però evidentemente l'avevo spiegato male, forse se l'era persa. Fatto sta che, ecco, la gerarchia può avere una sua funzionalità, ma è un bisogno universale, o meglio, si parla di presenza, assenza di orientamento alla dominanza sociale, o sempre presenza e variazione lungo un continuum? Talvolta non siete in grado di rispondere alle domande, questo è uno degli aspetti negativi, quindi buttatela in caciara, quindi cercate di fingere una costipazione. Fatto sta che anche questa modalità aumenta la partecipazione, aumenta la telepresenza, perché le vedo apparire le domande, quindi la faccio e mi vedo apparire, sono lì, anche se sono a casa mia a Poggi Bonzi, non sono i Poggi Bonzi fra l'altro, non so perché ho detto Poggi Bonzi, in Maremma, però vedo che a Firenze sulla lavagna appare quello che ho appena scritto. E questa cosa aumenta la telepresenza. Brainstorming, ovviamente, ricordatevi, se usate Mentimeter, di permettere di poter fare più domande per ogni singolo, perché molto spesso nascono, anche se sono ovviamente molto time expensive, dei dialoghi che permettono di approfondire anche un certo tema, e ovviamente sono appannaggio di tutti, sono veramente forse la parte più importante della lezione questa, anzi mi sto convincendo che è inutile probabilmente confidare troppo sulle definizioni, molto meglio rispondere ai dubbi. Allora, tre risposte. La prima è, come diceva una barzelletta universitaria, io ho il miglior sistema che si chiama assegnista, nel senso, e di fatto però lo faceva lui, poverino. B, se fossi meno pigro potrei programmarla con JavaScript, e vi dico è abbastanza semplice oggi con Google Script soprattutto imparare a farsi questa roba, e uno se la fa, però siccome il tempo che abbiamo è poco e gli assegni di ricerca sono sempre rari, la terza domanda non lo so, ma direi quasi certamente esistono. Però non ho proprio, ecco, non le ho incontrato uno gratuito, perché sono un pochino tirchietto, agile da usare, però ecco, un paio di volte per esperimenti, non per la lezione, le ho fatti io con JavaScript. Devo dire che è abbastanza veloce, eventualmente. Poi, sapete, ma con Leonardo stiamo aprendo una ditta di software per docenti di Unifi,
sono prezzi assolutamente modici, no scherzo, ma forse, ecco, un consiglio al nostro Ateneo, abbiamo il dipartimento informatica, basta comprarsi la roba, perché oggi queste robettine qua, io ho un ragazzo a cui se gli chiedo questa cosa ora, fra 3 ore ce l'abbiamo sul computer, ecco. Non dico nome e cognome, però qualcuno lo conosce, ho chiesto anche a qualcuno dei presenti di farlo, ma diciamo spero nel futuro, guardate da un'altra parte. E parte finale, nelle vecchie lezioni, 4 minuti di quiz. Allora, alla fine di questo, in realtà è la quarta su quinta fase, ora vi stupirò con la quinta fase, 4 minuti per rispondere a delle domande. Allora, il primo anno usavo sempre Mentimeter, facevo le domande, motivavo gli studenti dicendo le domande sarebbero state quelle anche che avrebbero trovato allo scritto dell'esame, quindi hanno fatto probabilmente più foto col cellulare che risposte date, però a parte questo, gli chiedevo una risposta, ma gli facevo vedere le barrettine di risposta che si modificavano automaticamente. Questo ovviamente ai più pigri portavano all'euristica rispondo alla barretta più alta, che normalmente era quella giusta, ma talvolta era quella sbagliata, quindi si vedeva anche l'effetto pecore che andavano a buttarsi dalla scogliera come i Lemming, no? Che quando ho scoperto fosse una leggenda la dei Lemming ci sono rimasto malissimo, speravo lo facessero davvero. Gli studenti lo fanno davvero a volte. Quest'anno siamo stati, l'anno dopo e quest'anno siamo stati un pochino più raffinati, quindi questi 4 minuti, a parte fatto che quest'anno non ci sono più perché le ore sono di 40 minuti, ma le introdurremo, quest'anno usano questo oggetto qua. Ecco, questa è un'app in Google Script che ho fatto io, che si chiama Psigruppi App, ecco, una grandissima. Poi sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, insomma, uno si dà un tono, cerca anche di renderlo cool come esperienza, uno si fa lo username e la password, dopodiché ha 3 ambienti, può rispondere alle domande, può scambiare buone pratiche con gli altri utenti circa la modalità di studio, come capire un concetto, e poi andare a vedere tutta una serie di classifiche che maturano sulla base dei punteggi acquisiti nelle prime 2 attività. Un esempio di domanda, questa originale, Cattell fu il primo a porre l'accento su quale dinamica fondamentale dei gruppi psicologici, e qua c'è dinamica cognitiva, la risposta dei vincoli ambientali, la soluzione di un conflitto, la soddisfazione di un bisogno, non mi ricordo nemmeno qual è la risposta giusta, ma è irrilevante, come dico sempre, l'esame non lo devo passare, e uno dà la risposta e appena data la risposta, ecco, viene data la vera risposta alla domanda. Anche questo è abbastanza utile, solo dopo aver chiesto la domanda e viene dato quindi la spiegazione con la reference. Qui il soggetto bischero non la legge, dice ah che era Cattell, cavolo, vabbè guardo solo Cattell, vabbè era Cattell, ho detto insatisfaction, tac, altra domanda subito dopo per vedere se l'hai letta davvero tutto il trafiletto. E anche questa la puoi beccare o non beccare. A seconda di quante domande becchi alla prima o quante domande becchi alla seconda, nascono in questo caso 2 classifiche. Una si chiama learning, l'altra si chiama expert